E finalmente possiamo tornare da Copernico, stavolta senza problemi, senza impicci vari. E vediamo cosa ci dice. Perché è disperato? Ho consegnato tutte le lettere. Mentre eravate via, ho determinato la probabile cagione di questi strani attacchi. Il maestro del Sacro Palazzo. Chi sarebbe? Un domenicano nominato dal Papa per sovrintendere alla purezza della filosofia teologica. Non ha mai apprezzato i miei studi. E ora che ho tradito i Templari, vuole attuare la sua vendetta. Dove posso trovarlo? I cardinali in genere si riuniscono qui vicino. Seguitene uno. Al maestro piace salutarli. Forse udrete qualcosa che confermi la mia ipotesi. L'uomo in rosso. Non uccidere nessuno mentre segui il cardinale. Ah! Qui vedo una sincronizzazione totale molto stronza. Mi raccomando, Adri, non uccidere nessuno. Tieni la lama a posto, tieni la spada a posto. Non uccidere nessuno. Non uccidere nessuno, non uccidere nessuno. Non uccidere nessuno. Ma tanto poi lo so che la mano mi parte è buona. Diavolo. Io non sono modi di... Posso far saltare le ossa, ricucire le ferite. Ma non mi serve che tu mi faccia saltare le ossa, sai? Non ci tengo. Dico davvero. Che diavolo vi ha preso? Oh, immagino che non l'abbiamo. C'è un sarto lì. La cosa però è molto golosa, sapete? Come direbbe a Roma, è molto goloso. E quindi quasi quasi... Sapete cosa faccio? Tengo gli abiti. A caso, spreco soldi così. Sarà benedetta con l'esposizione della Il meglio a portata di mano! Demo per gradi, vinaccia veneziano. E anche la K va di pari passo. Vediamo un po' di roba. La porpora. L'incenso che non vale un cazzo. Nozzi, aspetta. Tanto il costume è bellissimo. No! Mi devi... Ok. Borse. Fodero pesante. Cintra pugnale migliore. Sacca da bombe. Siamo rimasti poveri, ma almeno abbiamo fatto grandi progressi dal punto di vista dell'armamento. Ok, dove c'è da andare? Prossimo un seminario sulle moderne tecniche di costruzione di fuochi. Avete qualche ragione? Portatemi da sto cardinale, va. Sei veramente in culo, saperlo usavo le gallerie, però. Ma posso prendere niente? Non c'ho soldi. Vieni certo, la prossima volta avrò... Mappa screen già presa, quindi buona proprio. Basta, ma che mi prendi? Avverrà per stracolamento. Che si arrese onorevolmente, glielo si concede onorevolmente. L'esecuzione... Forse dovrei farlo rallentare. Ragazzi, è più il tempo che ci mettiamo a andare là che il resto. Dispongono dei bilancini necessari per effettuare verifiche immediate. Comunque
Sti colori sono bellissimi, eh. A parte tutto, sono fantastici. L'ho già individuato, però mi voglio avvicinare un secondo. E sapete dove mi avvicino? Da qua. Così c'è proprio la panoramica sul tutto. Eccolo là. Sì, però c'è, è davanti a me. Ok, inizia l'inseguimento. Vada, vada, cardinale. Vada avanti. Certo, sta velocità, però... ti sta belli freschi, proprio. Chissà perché si è fermato proprio qua. Quanto vorrei veramente ammazzarlo e portarlo dentro, non ne avete idea. Da sto fieno. Dentro. Un danno come stronzo, però. È stronzissimo. Non potete separarvi da una moneta o due? Salvereste questa povera anima. Premuto X per camminare veloce. Sempre stronzo sei. Ricordatelo. Cazzo c'entra San Giovanni adesso? Adesso potrei fare una cosa molto furba, ovvero passare da sopra. Girati, girati, non ti preoccupare, tu girati. Senza dubbio, non ti piace. Ecco, non mi aspettavo che tu andassi lì, ad esempio. Sento rumore di scrigni. Non perdere di vista il bersaglio, ce l'ho davanti agli occhi. Mi voleva far fallire lo stronzo, eh. Chi m'ha visto? Ah, quella merda là. C'è problema. Saluti a voi. Si fa così. Farà male a qualcuno se va in giro così. Ah, siamo arrivati, buono. Perfetto. Maestro, Giuliano, avete nuove su Copernico? Non è Giuliano dei Medici, vero o no? Quei folli. Vomitare sul popolo le loro teorie. Riusciamo a malapena a frenarlo così com'è. Ho inviato le migliori guardie a occuparsene. Confido che sarà un lavoro rapido. Ah, devo fermarli. Ok, e allora subito missione dopo. Bersagli facili. Uccidi tutti i sicari in meno di 5 minuti. 3, 2, 1, via. Scommessa fra ubriachi. Non esistono.
una legge che preservi la decenza. Andare in giro così. Bersaglio individuato, è il primo. Manigoldo, ma che avete? Ma perché mi fai così? Se è bersaglio in 5 minuti, ragazzi, non ce la farò mai. Più che altro perché a volte non mi risponde ai comandi. È buona. Guardate, guardate, ha fatto il salto più lungo di... Vabbè, lasciamo sta. Sai che c'è? Mi ha rotto il cazzo. Sto forse sognando. Uno. Oh mio Dio. Beh, ha perso troppo tempo, ragazzi. Ce la faremo mai a fare il 100%. Peccato perché penso che fossimo alla fine di tutto quanto. Maria. Proviamo anche l'opzione cavallo, ma immagino che la vedo dura. Ovviamente la strada bloccata, no? Che cazzo? Che cazzo? Tempo rimanente? Vabbè, lasciamo stare, dai. Se no mi nervosisco per niente. Mi nervosisco per Assassin's Creed Brotherhood. Veramente non ne vale la pena. Siete un tipo... Ma perché c'è tutta sta gente a giro? Non c'è mai tutta sta gente. Si ferma. Come un novello romolo, siete Ok. Forza. Sono tutti pazzi. Meglio tornare a casa. Vabbè, si è incastonato il cavallo, fantastico. Avete perduto il senso. State attento. Oh, ovviamente un cavallo che spawna davanti a me. Ovviamente spawna quando non c'è più tempo. Indo sei. Ehi, non siete nella foresta. Sì, però non è colpa mia se non me l'individua, eh. Cioè, sto gioco non calcola che uno li deve anche cercare gli obiettivi. Dovrebbe essere lui, già. Eccola, sincronizzazione totale fallita e abbiamo ucciso metà dei bersagli.
quindi mi toccherà rifare la missione da solo. State a te. Poi ti ho chiamato il cavallo, ma che cazzo l'ho chiamata a fa? Ah, sono due adesso, fantastico. 4 5 Dio del cielo. Cavallo, vieni a me. E abbiamo sforato di parecchio, Chissà perché qualcosa mi dice che il sesto è per aria. Ehi, tu! Esattamente così. Boh. Fine. Fine di questo patimento, che poteva essersi risolto in maniera veramente diversa, però, cioè, se non sai che alcuni bersagli sono per terra e altri per aria, tu non ci potrai mai arrivare, giusto?